abbiamo portato in Italia uno spettacolo particolare, quindi adatto a Lucca Comics senz'altro, che si chiama Ecco il Ver Amor, che è un monologo su il famoso anime Neon Genesis Evangelion. Ora vi ricordo, è uno spettacolo comico, quindi ridi. Perfetto, prova. Ottimo, eccezionale. Attenzione, proprio non riesco, invece voi siete preparatissimi. Quindi ora eseguirò questo. Vabbè. Anni di studi. Sì. Di risate anch'io, ne ho fatte molte, spero di farvele fare anche quest'oggi. Bene, il monologo si chiama Ecco il Ver Amor, e poi dopo faremo un piccolo, un altro spettacolo dal titolo di Code e Canini, che presenta sul palco due figure della tradizione occidentale e giapponese, quindi un vampiro e una kitsune, una volpe, che si incontrano e ne succederanno delle belle. Tutto questo appunto per far conoscere in modo migliore questo teatro così antico. Grazie per l'invito, grazie a Luca, a Japan Live che ci ha invitato, perché questa forma di teatro, una persona può pensare teatro tradizionale, quindi può essere noioso. In Giappone tranquillamente si eseguono spettacoli sulla cultura pop, sugli anime, sui manga, e mentre in Italia è abbastanza difficile fare questo, quindi grazie per essere qui con noi. Evangelio del nuovo secolo, Evangelio nuova Genesi, Evangelio Evangelio Horopaccia, che furia, che rabbia, che furia. Maritare uno figliolo maschio di sti tempi, cosa sai perniciosa est? Trovare la sposa giusta che lo tratti come Mereti, che lo tratti come la sua madre, est in vero un'impresa non da poco. Io, che villanzona, smentegai anche di appresentarmi. Mi presento, matrona travagliata io sono, con un marito megalomane e un figliolo eternamente indeciso. Me miseranda, miseranda me. Come dice signora, lo mi sposo? Oh, persona di grande ingegno est, uno luminare est. Lo zio me la presentò e io me lo presi. E poi zio, non siamo mica parenti ben intesi. Diciamo che lo nomamo zio perché lui sempre in mezzo a noi altri è stato, in buona sostanza, sempre in mezzo alle pedagne. Ma diciamo che ha badato allo mio sposo, che ce n'è da badare, ve lo faccio dire signora. Ma ad ogni modo, i primi tempi dopo lo sposalizio, come tutti gli sposini, un idillio fu. E poi si è fatto sempre più umbroso, sempre più umbroso. Sempre assiso su quella scrivania, che par che pensa. Ma per me adorme. Certo, di poi ha preso a frequentare quella masnada di mangiapane a tradimento. Omini di potere, dice illo, omini che ragionano sullo progetto per lo perfezionamento dell'uomo. Se incontro le note notte, un gran segreto. Ma per me parleranno de donne, che servito allo perfezionamento. Ma che ci posso fare, signora mia? Lo voglio un gran bene. Certo, non lo voglio bene come allo mio figliolo, che poi quei due son come cane e gatto. Figlio fai questo e lui or no, figlio fai quello e lui or no, sali di lì, sali di là, e lui no, signor or no. Van d'accordo solo sulla mia persona, per loro io sono la numero uno, modestia a parte. Ma maritare uno figliolo maschio è un'altra cosa, signora mia, mi parieri che lo nannavo nella culla. Oh,
che un angiolo incrudelito. Aspettate. Mi dismenticai se lo era un angelo o un apostolo. Un apostolo e uno angelo. Ma chi se ne cale? Chi volete che se ne accorga? Meglio seguitare il mio discorso. Si penseria poscia ad accannarsi. A canirci su questa faccenda. Per quindi. Fanciulletto diventa una leggenda. E poi te li ritrovi io. Con gli altoparlanti nelle orcelle che non dà retta a nessuno. Capriccioso. Dice che non lo interessano le femmine, dice. Io. Non sarà mica uno di quelli. Ma chi se ne cale? Chi volete che se ne cale della cosa? Di poi fa quegli occhi languidi a quella morta di sonno. Dice, ve la somiglia tanto, sapete, madre? Ma per me non mi somiglia bene. E poi per me, basta che piace a lui. Cocco de mamma, se piace a te, io non ci metto bocca di certo. Diciamolo, è sempre un poco troppo malconcia, ma non sarà mica un autolesionista, per quindi se piace a te. Diciamolo, è sempre un poco troppo zittina, ma non sarà mica una gonza che dice sempre di sì, per quindi se piace a te. Diciamolo, non si è ben capito se abbi due o tre gemelle, ma non sarà mica certo uno clone, per quindi se piace a te, io non ci metto bocca di certo, scegli quella che ti aggrada. Ma povero lo mio figliolo, ultimamente è giunta anche quella straniera, la russa. Diciamo, è sempre un poco troppo insolente, ma non vorrà mica sopraffarti, per quindi se piace a te. Diciamolo, è sempre un poco troppo ossessiva, ma non finirà mica fuori dei crapa, per quindi se piace a te. Diciamolo, ne garba quello sudore, ma non si accompagnerà mica a livegliarti, per quindi se piace a te, io non ci metto bocca di certo. Che poi negli ultimi tempi lo mio figliolo aveva preso abitazione nella magione di una dama. Io non gli garberanno mica le tardone. Ma che se ne face con le attempate quando ave la sua madre? Per me è sta dama un pochetto in su con gli anni che corteggia lo mio figliolo, come quell'altra gattara che corteggia lo mio sposo. Ma per lo mio sposo, lo mio figliolo, io sono la numero uno, modestia a parte. Come doveria preoccupare dello magistro de Fortepiano che ronza attorno allo mio vicino? Ma chi se ne cale? Ultimamente anche un vanto est. Scegli quella e quello che ti aggrada. E poi tutto questo ragionare sul mio figliolo, ne manco fosse una bestia che sbercia amore nello cuore dello mondo. Tutti lo vogliono, ma nessuno lo piglia, poiché l'unico amore dello mio figliolo, la qui presente medesima e stessa est. Per quindi, signora mia, che vuole che le dica? Per me rimane sempre lo stesso infante che n'annavo nella culla. Portami nel blu su tra gli astri a balocar. Mostrami come su Giove o Marte zoppettar. Grazie.